congiuria popolare, che vuol dire che ci saranno delle storie a tema, ci saranno dei raccontatori e poi ci sarà una giuria. Noi abbiamo democraticamente scelto noi dei giurati, cercando di formare una giuria, come dire, equilibrata dal punto di vista anagrafico, di genere, di simpatia. Abbiamo preso degli antipatici e dei simpatici. E questa è la nostra prima giuria. Poi nella seconda parte di Storia Vita ci sarà una seconda giuria che sceglieremo di nuovo fra di voi. Allora, sarà una serata ricca di segreti, una serata con degli ospiti internazionali. Sorprese segrete. Allora vedrete 8 raccontatori, la giuria darà dei voti da 1 a 10, insomma, voti decimali, usando dei decimali, il primo voto, il voto più basso, il voto più alto vengono eliminati, i 3 centrali vengono sommati e si farà una classifica, i primi 4 passeranno al secondo giro, quindi faranno una seconda storia a tema libero. Chiudere la storia e la giuria, se vede che il raccontatore non chiude, dovrebbe dare dei voti un po' più bassi. E poi ovviamente bisogna votare la bellezza della storia. E questo è quello che devo dire tecnicamente. Sì, noi abbiamo estratto a sorte chi comincia degli 8 raccontatori e poi si va in ordine. E quindi volete dire chi inizia? La prima raccontatrice di questa quarta serata di Storia in Lizza si chiama Susanna Graziano. Di solito la giuria è molto, molto fredda all'inizio, anche se fa molto caldo, quindi conto su di voi. Vi raccomando, non gelatevi con un ghiacciolo. Immaginatevi Genova, immaginatevi un asilo di fronte al mare e una bambina molto piccola. Non mi senti? Ok, dicevo, immaginatevi Genova, un asilo di fronte al mare. È una bambina molto piccola che purtroppo deve andare al suo primo giorno d'asilo. E allora suo fratello, un pochino più grande, l'accompagna. Le sorride, le allaccia le scarpe e le dice: mi raccomando, Susi, mi raccomando. La bambina entra, si guarda intorno ed è piena di... E questo asilo è pieno di bambini e di bambine soprattutto che parlano e sussurrano e bisbigliano. Cosa fa questa bambina? Si guarda attorno e vede il primo essere di sesso maschile, a circa 5 anni. Lo prende, gli fa molto male, con una mossa di karate che ha imparato 5 minuti prima, gli fa sanguinare il naso. E questo è l'inizio di una brillante carriera accademica, che poi continua fino all'università. Questa bambina sente sempre più bisbigli, si accorge che le altre bambine sanno certe cose che naturalmente lei sa e continuano con i loro segreti. Lei non capisce il bisbiglio, forse non vuole semplicemente bisbigliare e cresce. Le bambine diventano giovani donne e si raccontano sempre segreti e sono piccole regole del vivere più o meno da donne. E questo significa, ad esempio, non baciarlo al primo appuntamento, ma solo al terzo. Fai finta che il pacco non esista. Oppure, non lanciarti mai, sfiora soltanto. Se sta per arrivare il tuo fidanzato e hai le mestruazioni, lanciati in una vasca d'acqua freddissima. Avrai 15 minuti di autonomia. Lei pensa che queste cose effettivamente non le farà, non si cospargerà di cera bollente per farsi strappare tutto come fanno le altre ragazze, senza urlare. Se un ragazzo, se un manzo indecente le chiederà di uscire, non dirà ci penso, ma dirà certo. Oppure se un manzo indecente le chiederà di salire in camera per ascoltare la sua collezione di dischi, dirà a me non piace Elton John, diciamolo subito. Vediamo un attimo la tua collezione di dischi. A me piace John Coltrane e mi piace tutt'altro rispetto a Elton John. Valutiamo. Le cose vanno avanti e si rende conto che, a parte tutti i segreti e tutte le stronzate che si raccontavano le altre bambine, ci sono segreti più radicati, che a 20-30 anni affronti in modo diverso. Ma l'attitudine della bambina, che poi è cresciuta, rimane sempre la stessa. Meglio una spinta nel fiume che una pugnalata alle spalle. Quindi tanto vale raccontarsi, no? I segreti.
chiamata al Monte dei Pegni. Prego. Buon racconto, grazie. Mi sto pregando addosso. Aperta parentesi, questa storia non sarebbe potuta accadere nel Medioevo, nel 1800, neanche nel 1990. Diciamo a partire dopo gli anni 90, quando la posta elettronica ha cambiato il modo di comunicare. Anna è seduta in casa davanti al PC in una giornata afosa come questa ed è molto agitata, è molto, molto nervosa, è ansiosa, ha quasi la nausea davanti a sé allo schermo con la videata sulla posta ricevuta. Deve fare solo un doppio clic per aprirla. Solo che si sente sporca, come se dovesse spiare qualcuno dal buco della serratura, perché la posta che sta per aprire con un doppio clic è quella di Tommaso, il suo ragazzo. Due settimane prima si era messa lì davanti al computer e aveva cercato di scoprire la password della posta di Tommaso. Digitare password, tanto sapeva non ci sarebbe riuscita. Prima volta, primo tentativo, macchia, il nome del gatto, errata, troppo semplice. Secondo tentativo, Anna 78, il mio nome con la mia data di nascita, errata anche quella, tanto non ci sarebbe riuscita e in cuor suo forse ci sperava. Terzo tentativo, la cantante preferita di Tommaso? PJ Harvey, sì. Password corretta. E adesso era lì davanti al computer in attesa di fare il doppio clic. Solo che, perché Anna ultimamente non stava bene con Tommaso, perché sentiva che Tommaso gli stava nascondendo qualcosa, e lei voleva entrare nei suoi segreti, perché Tommaso era distratto, era nervoso, non ammetteva questa cosa, diceva di no, e intanto scriveva un sacco di mail al suo amico Enrico, diceva lui, di New York, che doveva lavorare con lui per un progetto che stavano facendo. Anna sta per fare il doppio clic, sta per aprire la posta, si alza, va alla finestra, si fuma una sigaretta, guarda su, il cielo è grigio, guarda sotto, l'asfalto è grigio, guarda pure la camicetta, ma sono messa grigia pure io, mannaggia me, e intanto pensa, lo faccio, la apro, sì. Sta per fare il doppio clic sapendo che in qualsiasi modo lei avrebbe fatto, probabilmente le cose tra lei e Tommaso non sarebbero più state le stesse. Il cellulare, cazzo Tommaso, mi tremano le mani, pronto? Ciao amore, sono qui con Sandra e gli altri amici sono qui. Allora vieni all'aperitivo. Sì, arrivo. Senti, ascolta, mi faresti un favore? No, aspetta, no, non ti richiamo dopo, scusate, sono un po' sociale. Quello era un segnale. Perché Tommaso le ha telefonato proprio nel momento in cui le stava facendo doppio clic per aprire la sua posta? Non doveva farlo. Questo adesso spengo il PC, mi alzo e me ne vado. No. Apro. Sta per fare il doppio clic, spilla di nuovo il cellulare, di nuovo Tommaso. Amore, ascolta, sì, scusami, senti, se stai per uscire, prima di uscire, per cortesia, puoi andare davanti al PC, mi apri la posta, la mia password è PJ Harvey, e per cortesia mi guardi tutte le mail che mi sono arrivate da Enrico, quello di New York, sai quello con cui sto facendo quel progetto di lavoro, eh? Anna! Riaperta parentesi. Probabilmente questa storia sarebbe potuta accadere nel Medioevo, nel 1800, ma anche nel 2000. Anche perché Tommaso tradiva Anna con un'altra donna per due mesi in modo molto reale e tutt'altro che virtuale. Grazie. Cosa ci hai portato, Stefano, come libro? La sicurezza degli oggetti. E di chi è? Ah, è il mio. Ah, non mi chiede a me, non so. Va bene. C'è agitazione, ti lascio la tua storia. Ciao. Costumata. La pagina le sfiora per l'ennesima volta la mano sinistra. È una scossa leggera che le fa serrare appena un attimo di più le dita già strette sul bracciolo. L'uomo seduto accanto, sui 50 anni, occhiali biondi, capelli brizzolati, sfoglia con lenta regolarità il quotidiano da più di un'ora. La bambina nel sedile accanto al finestrino, tra gli 8 e i 10 anni, dorme tranquilla. Luisa invece non è tranquilla. Ha 29 anni, i capelli neri a caschetto, gli occhi azzurri e una scollatura generosa su un seno importante. Tra 5 minuti inizieremo le procedure di atterraggio.
Alla parola atterraggio la sinistra scatta e vola verso il ciondolo sul petto, quello che le ha regalato suo padre per i 18 anni. L'uomo se ne accorge e la guarda per un istante, guarda quella mano e per la prima volta le sfiora il seno con lo sguardo. Poi la fissa negli occhi, come ha fatto dall'inizio del viaggio. Paura? Lisa le risponde un secco grazie, perché quello sguardo la turba, la mette a disagio. La mette a disagio più che se le guardasse praticamente le tette. La mette a disagio perché la fa sentire nuda. La fa sentire indecente, scostumata. La parola si accende come un'insegna luminosa nella sua testa. E ci si aggrappa, prende a ripeterla con una mano sempre stretta sul ciondolo, perché vede che quella parola attiva un'immagine. È un uomo che sfoglia il giornale, seduto su una sedia. Quell'uomo è suo padre. E la sedia non è la sedia di casa e non è nemmeno la sedia della sdraia in montagna. La sedia è una sedia. È una sedia in vimini. Una sedia in vimini come quella della pensione di Cattolica. Quella che anche se mettevi l'asciugamano ti veniva il culo e la schiena striscia. La pensione dove è stata in vacanza con i suoi tra l'87 e il 93, sì, fino al 93, l'ultima estate che hanno passato insieme, l'estate dei suoi 14 anni, delle sue prime mestruazioni, della sua prima seconda, l'estate di Giacomo, l'estate in cui suo padre ha smesso di abbracciarla. La frase si materializza come la parola, è un'altra insegna luminosa e la foto si evolve, diventa un filmato. Stava tornando dal mare, era l'ora di pranzo. Al mare Giacomo l'aveva chiusa, non che lei non volesse. Nella cabina dello stabilimento balneare l'aveva praticamente spogliata nuda, avevano cominciato, l'aveva baciato i seni, aveva anche ammorbidito un capezzolo. Lei si era ricomposta perché era tardi, doveva tornare, stava tornando e c'era suo padre, come sempre, seduto su quella sedia che sfogliava il giornale. E lei lì doveva abbracciarlo, come sempre. Intercetta uno sguardo di suo padre per un attimo che la carezza al seno. E appena un istante prima di abbracciarlo ha come un'esitazione. Un pensiero la fulmina e se ne accorgerà. È evidente, si vede, si sente. E allora si trattiene di un respiro. È stato il primo dei nuovi abbracci. Certo, poi i suoi si sono separati proprio dopo quell'estate, i suoi seni sono cresciuti, ma quello prima di tutto è stato il primo dei nuovi abbracci. Il vicino la risveglia perché ormai bisogna allacciare le cinture. L'allaccia, lascia per un momento il ciondolo e vede l'uomo che con fare amorevole l'allaccia alla figlia e le dà un bacio sulla testa e poi le prende la mano e gliela stringe perché ormai stanno per atterrare e Luisa è sempre lì aggrappata al suo ciondolo, l'uomo le getta un'occhiata un attimo e poi lascia la mano destra sul bracciolo leggermente aperta a palmo in su e Luisa quasi non ci crede e allora l'afferra e ci si aggrappa con tutte le sue forze lasciandosi abbandonata sullo schienale, fottendosene del seno esposto e di tutti i ricordi che ancora le fanno male. Oltre ai metal detector, abbraccia suo padre come lo faceva da quasi 15 anni. Oltre ai premi del vincitore della finale di sabato prossimo, c'è un premio deciso dai ragazzi di Docu Sound. Sarà dunque una sorta di riconoscimento in più oltre ai nostri premi e colui che verrà premiato verrà scelta la sua storia per diventare un vero e proprio documentario sonoro. Questa sera appunto DocuSound sta registrando tutti questi racconti, alcuni dei quali tra l'altro verranno, sono già stati e vengono pubblicati sul nostro sito Costo Foschi. Lui si chiama Dario Benedetto. Un applauso.
da Teheran di Azar Nafisi, è un po' una sorta di documento sul potere delle storie. C'è questa professoressa che ogni giovedì mattina incontra 7 studentesse e racconta il potere dei grandi romanzi. Hai vinto il premio un libro in 3 secondi. Beh, non l'abbiamo detto, ma c'era anche questo. C'era. Buon racconto. Grazie. Ecco, l'anno scorso, un po' per fare una vacanza un po' diversa, un po' per risparmiare dei soldi, decido, insieme a un mio amico, di fare questo tipo di esperienza. C'è un sito che vi consiglio caldamente, che si chiama Woof, ed è una cosa che esiste dagli anni 70, e consiste in questo: andare dentro una fattoria in tutte le parti del mondo e in cambio di 5 o 6 ore lavorative loro ti danno vitto e alloggio. È un'esperienza davvero straordinaria. Noi scegliamo di andare nel nord della Norvegia, proprio in mezzo alla tundra norvegese. Andiamo lì, ci accoglie questa coppia, lei magrissima, lui immenso, una sorta di mastrolindo norvegese muscolosissimo, e con noi c'è una ragazza svedese, un ragazzo francese e 2 altri californiani. In questa fattoria si fanno diversi lavori, loro allevavano dei maiali neri giganteschi, dei cuccioli di schnauzer, ma ci rendiamo conto che a un certo punto chi va lì, si chiama woofer, quindi chi attua questo servizio, ci rendiamo conto che questa coppia di norvegesi ha una leggerissima prevenzione verso gli italiani e quindi ci tratta sempre un po' peggio degli altri, ci fa lavorare un pochettino di più, ci fa dei sorrisini, delle cose sempre così, quindi più che woofer diventiamo un po' dei subwoofer, no? Perché ci trattano sempre un po' peggio. Quindi un giorno decidiamo di alzarci e di dire: benissimo, visto che non abbiamo nessun contratto, non abbiamo nessuna legge contro di noi, oggi non facciamo assolutamente nulla. Prendiamo la macchina, un Volkswagen degli anni 70 tutto scassato, e andiamo a vedere il lago. Loro non possono controbattere questa nostra offerta, ci danno la macchina, ma ci avvisano dicendo: mi raccomando, la macchina è vecchia, ma c'è pochissima benzina, quindi arrivate fino al lago e tornate indietro, perché noi la benzina ce la danno soltanto il sabato pomeriggio, un nostro pusher di benzina che arrivava il sabato pomeriggio. Ebbene, noi lo rassicuriamo dicendo: tranquilli, noi siamo italiani molto responsabili, non ti preoccupare. Quindi andiamo nel nostro camper, che era adattato per noi, quindi c'erano anche un sacco di alcolici. Sono le 9:30 di mattino, ci ubriachiamo perché sembrava assurdo non andare dentro la tundra norvegese su una Volkswagen anni 70 completamente ubriachi. Ci ubriachiamo e andiamo a cercare questo lago. Arriviamo davanti a questo lago, un panorama veramente straordinario, tutto solitario, perché poi la bellezza della Norvegia, proprio quella della natura, è molto molto solitaria. Arriviamo davanti a questo lago, ci godiamo il panorama, ma vediamo che più in là c'è una collina dove forse il panorama è ancora meglio. Quindi diciamo: perché non andare anche fino laggiù? Andiamo, 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 arriviamo su questa collina, vediamo questo panorama straordinario e diciamo: ma magari anche sotto in fondo alla collina c'è un panorama ancora più bello. Quindi andiamo giù e la macchina ovviamente dopo un po' cerchiamo di accenderla. Niente, finita la benzina. Ci guardiamo negli occhi, sale tutto l'alcol che avevamo bevuto prima, cominciamo a sudare freddo e cominciamo ad immaginare gli scenari possibili, e cioè ad esempio tornare, magari dopo 4 ore di cammino, davanti a questo mastrolindo norvegese che spaccava la legna e dirgli: sai, la tua macchina è in mezzo alla tundra norvegese senza benzina, anche se tu ce l'hai già detto. Quindi abbiamo detto: no, ragioniamo e vediamo, almeno ci ricordiamo che pochi chilometri prima c'era una Jeep parcheggiata. Torniamo indietro, cerchiamo, troviamo questa Jeep, vediamo che non c'è nessuno intorno, ma c'è un recinto, lo scavalchiamo. Appena scavalchiamo il recinto ci viene incontro un cagnone nero. Arriva, speri che sbrani il tuo amico così tu hai tempo per scappare. Invece il cagnone era soltanto uno che aveva tantissimo bisogno di coccole, comincia ad accarezzare, a fare ciao, ci leccano le orecchie, tutto molto così, un po' sociopatico. E quindi capiamo che c'è qualcuno, andiamo ancora più avanti e troviamo una casetta, tipo proprio Hansel e Gretel. Bussiamo, chiediamo aiuto, ed esce un sospettosissimo norvegese che ci chiede come mai siamo lì e che cosa vogliamo. Gli raccontiamo che siamo di questa fattoria, che siamo dei woofer, siamo da questa fattoria che si chiama Nerbang. Va a controllare su internet se noi diciamo la verità, esce fuori e ci chiede se la nostra macchina è un benzina o un diesel. Cosa che noi assolutamente non sappiamo, perché lui ha soltanto della benzina. Quindi, ancora più sudati,
prendiamo questa benzina, andiamo con lui dalla jeep, andiamo nella macchina sperando che ci sia ancora in mezzo alla tundra, mette la benzina, finalmente la macchina riparte. Lo salutiamo, lo ringraziamo, cerchiamo di dargli dei soldi, non li vuole, ci lascia tutto sorridente, ripartiamo con la macchina facendo in folle tutte le discese per tentare di risparmiare il minimo goccio di benzina e decidiamo a pochi chilometri che quello sarebbe stato il nostro piccolo segreto. Casulo, applauso di onestà e simpatia. Hai un cognome difficilissimo per qualunque presentatore non professionista quali noi siamo. Allora, tu ci hai portato un libro che è? Che è Padova di Italo Calvino. Buon racconto. Io sono salutista, io detesto le cartine, detesto i filtri, detesto il tabacco, i tabacchini, io detesto tutto perché io non fumo. Quindi se tu incontri mia madre quando esci da questa festa glielo devi dire che io non fumo, perché magari siamo in una festa e ci sono tante persone e magari io ho i vestiti che puzzano di fumo, però tu devi sapere che io non fumo e questo tu a mia madre lo devi dire, perché io sono stufa del fatto che tutti mi scambino per una fumatrice, tu, quella persona lì fuori e poi tutti quanti soltanto perché, non lo so, tu sei arrivata e mi hai detto ti ho visto fumare, ma non è possibile. Quella persona che tu hai visto fuori, quella persona con la sigaretta in mano che era bassa e aveva i capelli scuri, sicuramente non ero io. Avevo una sigaretta in mano e quindi non potevo essere io perché io non fumo. E quindi basta, tu la devi smettere di scambiarmi per una fumatrice perché io non ho mai... No, non è mio. Dici che mi è caduto dalla tasca? No, ma figurati se mi è caduto un pacchetto di sigarette dalla tasca, io non fumo. Io non fumo, quindi quel pacchetto non può essere mio e quindi non so bene come sia finito lì. E quindi puoi anche lasciarlo lì, perché ti stai prendendo quel pacchetto per terra? Ma scusa, ho capito che non è mio questo pacchetto, ma non è neanche tuo, perché te lo vuoi prendere? Scusa, metti che una persona si compra un pacchetto e ci spende dei soldi e poi magari mettiti anche un fumatore minorenne che non ha così tanti soldi per comprarsi un pacchetto e metti anche che a casa abbia una madre magari non tanto tollerante che non sappia che lei fuma minorenne caso perché io e mia madre abbiamo un bellissimo rapporto e se io fumassi lei lo saprebbe. E quindi lascialo stare quel pacchetto lì, insomma. Te lo vuoi proprio prendere? Vuoi proprio fumare una sigaretta adesso? Ho capito. Ah, tu dici che se questo pacchetto fosse mio tu me lo lasceresti? Ho capito, però io... Aspetta un secondo prima di fumare. Senti, tu prima mi hai detto... Ah, tu sei la figlia di... Tu conosci mia madre? Conosci mia madre molto bene, cioè vi parlate spesso? Ah, ho capito. Come? Ma quindi tu non conosci bene mia madre, cioè non siete tipo vicini di casa, amici, confidenti? Tu non parli con mia madre? No, non parli con mia madre, cioè non la conosci molto bene. Sono contenta. E quindi sai, dal momento che non conosci mia madre, ma non è determinante, e dal momento che è una festa, magari mi potresti anche offrire una sigaretta, magari potresti anche darmi quel pacchetto perché sai, è mio. Sì, è mio. Che libro ci hai portato, Flavio? Aspetto. Era architettonica, quindi lo so, hai ragione. Un in mezzo. Hai ragione. Anche al pubblico ho portato sta rovettina qui.
cos'è stato? Adesso come un mattone di Flavio Casella. È la mia ultima uscita in libreria, prova di un mese fa. Flavio Casella, spesso come un mattone. Quante sono le anime di una città? Una città grande come Milano. Anche una città grande come Milano può celare i suoi lati nascosti, i suoi lati segreti, i suoi lati magici. Non li sentite? C'è un livello per un terreno. Non ci sento. A posto? Si sente, si sente. E allora può succedere a te, se sei proprio a te che mi stai ascoltando in questo momento, di trovarti a passeggiare per Milano in una di quelle sere lombarde, piovose con quella pioggia, fine in cui non c'è riparo, come se il cielo ti piangesse addosso, e forse anche tu stai piangendo, forse sei triste, magari hai seppellito un amore quella sera stessa, e stai attraversando quel quartiere seminato di fabbriche in rovina, vecchie case di ringhiera, cortili polverosi, che si stende al fianco della stazione Garibaldi, che i milanesi chiamano l'isola. E ti imbatti in un mendicante intento a frugare tra i rifiuti, che non si accontenta della moneta che gli dai di malagrazia perché ha voglia di far conversazione, e comincia a raccontarti la storia della sua vita, e tu lo stai a sentire, perché anche se sei un po' infastidito c'è qualcosa in lui, nel suo atteggiamento, che contrasta con la sua miserevole condizione attuale. E ti racconta una storia di famiglie decadute, di patrimoni dilapidati, e poi conclude: così adesso mi trovo qua. Mica ci sto male, eh? Se non fosse per gli gnomi. E ride a vedere il tuo sguardo interdetto. E non ci credi te che a Milano c'è gli gnomi? Fai proprio un pirla come tutti gli altri, ma va anche a parlare con voce solo a perdere tempo e fatica, va. Sembra che la vostra conversazione sia finita, ma hai fatto pochi passi che ti richiama indietro. Aspetta! Dove vai? Per chi vai? E chi? Te mi sei simpatico. Voglio farti vedere una cosa. Segreto, eh? Ti conduce per un dedalo di viuzze, cortili con un palmo di fango, fino a una vecchia casa in demolizione, dove si introduce attraverso un'apertura chiusa alla meglio da un groviglio d'asse collate, inchiodate a casaccio. All'interno di una cantina polverosa ti guardi attorno perplesso, mentre il tuo improvvisato ospite accende alcuni mozziconi di candela fissati alla meglio a sedie spagliate, cassettoni sfondati. Sul pavimento giace una quantità enorme di trappole per topi. Alcune con le loro prede miseramente prese al laccio, altre vuote. Questa è la mia riserva di caccia. E ride di nuovo di fronte alla tua espressione inorridita. Ma certo che li mangio, cosa credi? Solo questi piccoli, eh? Quelli di fogna no, mica buoni quelli. Comincia ad aggirarsi per le trappole, liberandole del loro disgustoso contenuto, e ogni tanto te ne fa vedere una. Vedi? Vedi qua, e te la mette anche sotto il naso. Vedi tutte queste trappole vuote? Sono scattate, l'esca è sparita, ma il topo non c'è. Sono gli gnomi, sono loro che mi derubano, mi portano via i topi e mi fanno anche i dispetti. Là, là uno, l'hai visto? Ma l'hai visto quel paio? Tu non hai visto proprio niente, solo un'ombra di movimento, come un lampo fulvo tra le gambe di una vecchia sedia, forse solo l'ombra delle candele mossa appena da un fiocco alito di vento. Ma mentre riprendi il tuo cammino verso casa, trasalendo a ogni movimento che ti sembra di scorgere negli anni TV dei vicoli e nelle vuole d'ombra dei portoni socchiusi, ti sorprendi a guardarti ansiosamente intorno, temendo, o forse sperando, in un'improbabile apparizione. Grazie. Ci troviamo
un 6,9, un 8, un 7,8, un 7 e un 7,5. Giulia, il testo concorde, direi. Non concorde. Chiesa. Ho sbagliato, ho fatto l'errore. Ho punto, punto di nuovo. Grazie, grazie per l'applauso, l'incoraggiamento. Molto bene, Alex. Abbastanza alto, Alex, quindi devi alzarmi il microfono. Sono emozionata per l'altezza. Allora, cosa ci hai portato, Alex? Nico Rengo, Isla Bonita. Molto bene. Centro Spantino. Molto bene. Allora, storia semplice, personale, verissima e segreta ancora almeno per 5 minuti. Domenica mattina, sono in autostrada, sto andando da mia nonna in campagna per dei lavoretti. Si fa la mattina presto, in campagna si lavora la mattina presto. Chiaramente era sabato sera prima, sono uscito, sono stanco, non faccio colazione a casa, sono in autostrada, un autogrill. Ah, finalmente faccio colazione, mangio qualcosa, non sono un caffè sullo stomaco. Mi fermo all'autogrill, io ho sempre uno sclero quando arrivo all'autogrill, devi avere i soldi nel portafoglio per pagare la cassa. Ragiono, dico, la sera prima ho fatto bancomat, 70 euro, 50 un 20, e è uscito, colpo di culo, non avevo speso una lira, avevo offerto da bere di tutto, e quindi sono tranquillo. Arrivo alla cassa e niente, cappuccino, croissant al cioccolato e spremuta d'arancia, ricordo perfettamente. E mentre adesso l'autogrill, se avete notato, il croissant lo danno alla cassa, bisogna sceglierlo velocemente. Portafogli in mano, croissant da scegliere, sto attento a non prendere 50 euro che chiaramente era troppo, lascio il 20. Prendo il croissant, mi giro e il cassiere mi mette sul piattino d'arresto 20, era 4,80 il totale, 4,80, lascio 20, mi mette lo scontrino e 20 centesimi. Aspetto quei 10 secondi di gentilezza, faccio, mi perdoni, le ho dato 20, il resto sarebbe 15 euro e 20 centesimi. Questo cappellino abbassato sugli occhi, mi guarda così, fermo un attimo, mi fa, no, fidati, tranquillo, mi hai dato 5 euro. Per carità, magari, insomma, voglio dire, mattino presto, ho dormito poco, avrà ragione lui. Guardo nel portafoglio, ho detto, magari avevo 5 euro nel portafoglio, non mi ricordo. No, c'erano solo i 50 euro della sera prima. No, no, perdoni, abbia pazienza, ma sono sicuro, gli ho dato 20 euro. Fa, mi riguarda, mi guarda un attimo così di nuovo e mi fa, no, no, tranquillo, fidati, mi hai dato 5 euro. Vabbè. Allibito, dico, oh, per carità, avrà ragione, non lo so, no? Guardo lo scontrino, per prenderlo, guardo nel display, c'era scritto contante 20 euro, resto 15-20. Faccio, mi scusi, abbia pazienza, le ho dato 20 euro, l'ha scritto anche lei, gli do lo scontrino, guarda e fa, ah no, ma tanto io li batto a caso, no, tranquillo, ma hai dato 5 euro, non ti preoccupare, fidati. Allora lì, voglio dire, uno si arrabbia perché 10 persone dietro, sono alle 8 del mattino, preso in giro per 15 euro, no, non ci sto. Allora dico, vabbè, senta, io sono convinto di avergli dato 20 euro, lei è convinto che gli abbia date 5, come facciamo? Mi guarda e mi fa, sì sì no, lasciami i tuoi dati, poi ti faccio sapere. Ma arrabbio. Volevo veramente prenderlo dalla cassa, tirarlo fuori da tutti i grattevinci e le merendine che ci sono lì e dirgli, poteva fare una cosa del genere, che mi guardo intorno, vedo le telecamere, il video, le cose, prendo un po' di autocontrollo, lo insulto comunque, vergogna, non è giusto, eccetera, con la rabbia dei giusti, di un sopruso a cui nessuno, perché non posso saltare dall'altra parte della cassa e prendermi 15 euro giusti e sacrosanti. Mentre veramente arrabbiatissimo, sento qua una voce. Cosa succede? Mi giro, il responsabile dell'autogrill. Fa, cosa succede qua? Faccio, spiego velocemente la situazione, faccio vedere il display, lo scontrino, il portafoglio con i 50 euro. Mi dice, ma è sicuro? Faccio, dice, sì, sono sicuro. E fa, ridagli 15 euro. Allora,
molto soddisfatto che ogni tanto qualcosa, voglio dire, si funziona. Prendo i miei 15 euro, comunque rimango arrabbiato, vado comunque via, no? Perché non volevo stare più in quel posto lì dove uno comunque mi fa prendere 15 euro e in giro alle 8 del mattino, mentre, voglio dire, per nessun motivo. Salgo in macchina tranquillo e stavo pensando a questa cosa qua, pensavo che la ragazzina era un po' più vandalo e che forse mi è cambiata la faccia e che qualcuno può permettersi di prendermi in giro così, di fronte a 10 persone, per prendermi 15 euro al... E ragionavo su questa cosa e chiaramente non ci stavo dentro. Segreto della storia è che mi ero completamente dimenticato la sera prima di aver fatto 15 euro di benzina nella moto e che il benzinaio mi aveva dato 5 euro e veramente gli avevo dato 5 euro a quel povero signore. Grazie. Cioè che l'iPhone, il risultato totale, mi fa le somme senza il decimale. Solo che non mi sono accorto adesso, per quello che erano tutti tonni. Stai cercando di giustificarti. No, no, ma ho avuto questo dubbio, infatti lo devo rettificare. Di Flavio Casella ha fatto anche lui 22,3. No, veramente? Sì, a questo punto devo anche vedere se il 24 è in realtà un qualcosa in più. Vabbè, non è professionista. È un 24,3. Ecco. Chiedo scusa. E lei mi ha detto che non era professionista, è notato. E voi non mi avete corrigiuto, ecco. Quindi... E invece, ecco, anche il 20 è un 20,3. Ma non possiamo aggiustare tutto con la 2,3. No, ma se fate i conti poi è giusto. Vi dicono che non è giusto. Francesco Deiana. L'amico ritrovato di Fred. Ah, che bello! Hanno fatto anche il film Si piange tanto, come diceva mia nonna. Bello si piange tanto. Anche leggendo. Buona storia. Grazie. Orbene. Come tutti i sardi, i figli di sardi, ogni estate io torno al paese di mio padre. Un paesino di 800 anime, poco più. E come tutti i paesini di queste grandezze, la vita sociale ruota attorno a tre posti: il municipio, la chiesa e il bar della piazza. La storia che racconto è nel bar della piazza. Il barista si chiama Antonello ed è un mio carissimo amico, e vi lascio immaginare i segreti del paese che sa lui, perché ognuno va al bar, chiacchiera qua, chiacchiera, sa tutto di tutti. Per dirne uno, il prete il caffettino lo prende corretto, ma lo sa solo il barista. Quindi il caffettino, vabbè, per dirne uno. Poi, siamo molto amici io e Antonello, tanto che lui mi ha praticamente... Io sono un villeggiante del paese, vado lì una volta al mese... Non è che sono proprio del paese, quindi mi racconta sempre un sacco di segreti di tutti quanti. Mi ha scelto come suo confessore. Ed eravamo sempre in tre: io, Danilo e Antonello. E bevevamo, e ci offriva da bere, rimanevamo fino a chiusura, ogni sera, proprio fino a tarda notte, ci scassavamo un sacco di birra. E ogni volta, alla fine serata, dicevamo: Antonello, quanto ti dobbiamo? Lui ci guardava, ci sorrideva, diceva: 5 euro, andate a casa. Cioè, così proprio. Poi succede, questa è una cosa brutta, che Antonello si ammala, cioè deve essere operato di appendicite. Però l'operazione si aggrava e per il classico caso di mala sanità muore. Vi lascio immaginare il lutto del paese. Non tanto per me che vado lì una volta al mese, quanto per tutti quelle 800 anime che è, cioè il barista del... E quindi viene a sostituirlo al paese il fratello dalla Toscana, che ormai sarà quasi fatto una vita, non era sposato, però aveva la ragazza, e torna, perché noi i sardi sono così, quando si tratta della famiglia il dovere chiama, e va a gestire il bar.
E io ovviamente conosco Angioletto, il fratello di Antonello, perché è del paese, perché è fratello di Antonello, poi perché io sono il figlio di mio padre in quel paese, tutti mi conoscono anche se io non conosco loro. E inizio a raccontarli, racconto, ah beh, tuo fratello, eravamo sempre io, Antonello, eravamo io, tuo fratello e Danilo, sempre tutti assieme. Appena gli nomino Danilo, a lui si sbarrano gli occhi e dice, Danilo, tu di Danilo non ti devi fidare, perché lui è una persona di cui, veramente una persona schifosa. E gli faccio, ma perché? Perché? E allora lui mi racconta che il breve periodo in cui è stato all'ospedale Antonello, quasi come se sapesse già che qualcosa dovesse capitargli, gli racconta tutte le magagne di tutti i paesani e dice, questo ha fatto questo, non ti fidare di quello, non ti fidare di quell'altro. E poi gli dice che in un cassetto aveva lasciato un plico di scontrini con il nome delle persone che dovevano ancora pagare le consumazioni. Sapete che nei paesi i pagherò a fiumi, cioè tutti dovevano qualcosa ad Antonello a pagare. E di quei plichi la stragrande maggioranza era di Danilo. E quindi lui diceva, e io dico, magari c'era pure qualcuno mio, io non gliel'ho chiesto, però il rapporto che avevo con Danilo era talmente amichevole. E quindi Angioletto e Danilo non si parlavano più da anni. E poi un anno, l'anno scorso, ho visto che erano seduti allo stesso tavolo. E io chiamo Danilo e gli faccio, Danilo, vieni un po' qua, ma allora questa cosa, cioè che non vi parlavate, l'avete risolta? E gli faccio, sì, e come l'avete risolta? E lui mi fa, dice, guarda, sono andato da Angioletto, gli ho detto, guarda Angioletto, io devo dei soldi a Danilo, devo dei soldi ad Antonello, quanto li devo? E lui lo guarda e fa, dammi 5 euro e siamo a posto. Francesco Deiana ci abbandona. Francesco Deiana, un applauso per le storie di Mare di Sardegna. A dire che a me questa storia è piaciuta molto. Mi dispiace. Poi. Ci abbandona anche Susanna Graziano. Susanna, vieni, salutaci. Come sei, Susanna? Vieni a farti fare un applauso. Vabbè, eccola qua. Susanna Graziano. Storie di segreti di nonne. Ci abbandona Dario Benedetto. Dario Benedetto! Vieni Dario! Storia di tundra! Storia di abbandono! E poi? E poi non è possibile! Abbiamo un parimento. Fra? Flavio Casella e Alex Chiesa. Allora, chiediamo ai due in questione di venire qua davanti. Flavio Casella, ce l'abbiamo? Alex Chiesa sta arrivando, io farei col buon... dicevo di usare i decimali, intendevo quelli giusti. Allora, come è già successo una volta, il pari merito può capitare a questo punto, siccome rispetto di quel point di slam in cui si può fare allora, legge... Si è rotto lei fuori. Facciamo venire in mezzo Alex, un applauso per Flavio Casella. Un applauso per Alex Chiesa. Non si può fare, certo. Non è un caso. No, ha vinto Casella. Io sono sordo. Allora dobbiamo fare un applauso per chi crede che abbia vinto Casella. No, io sono notario, secondo il mio orecchio, e questo cazzo di strumento ha vinto Casella. Siete d'accordo? Sì. Meno male. Cosa ci canta Maestro Cattico? Un gran pezzo di una volta, che intitolato Cavallucci nel cortile, molto bello, che tu ben conosci perché è tratto da una poesia di Guido Cattico, che io ho avuto l'ardire di mettere in musica, e proprio giustamente parla di segreti. Ecco, il pezzo è come dire, non è vivace, quindi no, nel senso, premetto, così l'ascolto. Anche uno, se chi vuole ascoltarlo, può, sì. Comunque non è vivace, strano.
posto che so, se vuoi, se non vuoi, no, 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 no. C'è quest'insegna blu, cavallucci nel cortile, ho subito pensato a te, mi son detto a lei sì che piacerebbe, non sono entrato, dobbiamo farlo insieme. È una viuzza nella parte vecchia, con il pavimento antico, sai quel tipo di pavimento, coi ciotoli. C'è quest'insegna blu, cavallucci nel cortile, dice quanti saranno e quanti saranno. Sarà un cortile magico, un cortile delle fiabe, fiabe di cortili segreti che ho quasi paura di non ritrovare. Di non ritrovarlo più, ma mi son detto a lei sì che piacerebbe, di che colore saranno, si faranno accarezzare. Io li immagino di colori strani, porteremo delle carote, loro ne vanno ghiotti e degli zuccheri. E tu metti quella gonna che mi piace e quelle scarpe buffe. Succede, può succedere di tutto. Quando c'è il momento di pathos, avete di nuovo fatto perdere il filo, mannaggia. Quelle scarpe buffe. E quelle scarpe buffe. Ti passo a prendere alle 9, sarò puntuale. E poi c'è quest'insegna blu, cavallucci nel cortile, dice quanti saranno e quanti saranno. E poi c'è quest'insegna blu, cavallucci nel cortile, dice quanti saranno e quanti saranno. E poi c'è quest'insegna blu, cavallucci nel cortile, dice quanti saranno e quanti saranno. Grazie Gattico. Allora, grazie, grazie. Questo è il momento della pausa, quindi non andate via, ma fate la pipì se dovete, buscatevi una birra rinfrescante, ma poi per altrove con fervore inseguendo la cultura.
campagna dell'amor, dell'amor, la la la, la la la, la la la. La gran cassa come un secchio, la balalaica sotto braccio e come la divo sto, la gitta natal. Della mia promessa sposa ed io fornito ad ogni cosa, con quattro secchi colpi comandai. Rai suona, balla laica, le corde vibraron per te. Poi promessa sposa russa, la graziosa ballerina, volitiva, queste note son per te. Rai, 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 rai. Suona balalaica, viva sì, balalaica, suona l'ancor per me, ai ai. Suona balalaica, viva sì, balalaica, suona ancor per me, la suona balalaica, le corde vibraron per te, balalaica, viva sì, balalaica, suona l'ancor per me, suona balalaica, viva sì, balalaica, tu suona l'ancor per me, suona balalaica, viva sì, balalaica, suona l'ancor per me, ora balalaica, viva sì, balalaica, suona l'ancor per me, oi le. Sera che è il segreto. Ma maestro, io vorrei farle delle domande, ma sono francamente un po' intimidita. Vorrei che il nostro pubblico avesse modo di ascoltare, insomma, quello che lei ha da dirci. La lascio libera, ecco. Spenserà. Grazie per la sua simpatia. Prova. 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 Sono tutti e tre. Ok. Prendo questo. Bene, allora, adesso, maestro, lei lo sa che è impressionato dal mio priapismo, però. Però io non ci posso fare niente, è una malattia, lo sa. Lo sa, è una malattia, lo sa, forse deve alzare il microfono il ragazzo qua, qui, il ragazzo rosso, che non si sentono là in fondo. Vabbè, comunque, un po' di noir, sa fare un po' di noir? Ok, benissimo. L'ho scritto ma non l'ho imparato a memoria, allora non lo leggo. C'ho cazzo da dire. Era notte, quella notte quando lei, l'incredibile, leggendaria Leona McKay, nella buia nebbia per far luce sull'oscuro segreto, quando giunse alla fine di quel vicolo cieco, Leona tolse i guanti e osservò la scena.
un gruppo di loschi bifolchi in preda a stupide zuffe si guardavano tra loro in cagliesco, sospettando l'uno dell'altro. Nessuno sapeva di chi fosse quel grido che ormai da mesi ogni notte squarciava il silenzio, lì, nell'urido quartiere di Stanford. Leonas era già innervosito, quindi nervosamente si avvicinò a quell'inutile marmaglia e disse: buonasera. Tutti si fermarono di colpo, voltandosi verso di lei con la bocca spalancata. Buonasera, Miss Leona. Dissero tutti, tranne uno. Bene. Quindi alla fine sei rimasto solo tu? Disse Leona alzando la guardia. E poi abbassandola. E alzandola. E abbassandola. E su. E su. E prendendo la pistola, che forse era meglio. Dato che una grande ombra proiettata sul muro. La stava palesemente minacciando. Leona era basita. Sono basita. Annichilita. Annichilita. Non poteva credere alle sue orecchie. Non posso credere che sia tu. L'ombra non disse niente. Avanti, Ricky. Confessa. Di chi è quel grido che grida ogni notte? Leona aveva capito ogni cosa. Forse di una povera donna che tiene imprigionata, nascosta, seviziata, torturata, legata alla gamba del tuo letto. Dico bene, non è vero? Bifolco di un arricchiscodella. Sì, canaglia. Mezza tacca. Sì, mezzo busto. Mezzo busto. Mezzo chilo, mezza sega. Vuoi che ti rifaccia i connotati? Vuoi che ti picchi una pallottola in testa? Leona, stai calma, Leona era già calma. Non aveva paura di lui, no. Non ho paura di te se questo è quello che credi. Anche se Ricky Scodella era il pupillo di Tonny Tredite. E i suoi scagnozzi ti proteggono. E aveva le mani in pasta nei giri più loschi. No, Leona McKay non ha paura di niente e di nessuno. No. E di certo non temeva lui, vecchio bastardo di 5 anni appena compiuti. Scusa un attimo. Spensi, 5 anni cosa vuol dire appena compiuti? 5 anni di cosa? Di galera, di canzoni, di ergastolo, di giri sporchi, traffici illeciti, di cicciogli, di cosa? Tu vuoi dire che io, Leona McKay, personaggio metropolitano, leggenda noir, sto parlando con un bambino di 5 anni? Sì! No! Sì. No? Sì. No, sì. Leona McKay non parla con i bambini. Per Leona McKay non esistono bambini. Esistono solo criminali. Esiste solo Chicago. Esiste solo la pellaccia da salvare. E fu così che decise di fare quello per cui era andata fin lì. Guardò Ricky Scodella negli occhi e disse: Guardo Ricky Scodella negli occhi e disse senza alcuna esitazione: Ricky, mi dispiace, ma la mamma del piccolo Ricky era in un angolo e cominciava a tremare. Mi dispiace, ma quando una cosa va fatta, va fatta. Il papà di Ricky piangeva, impotente, nascondendosi dietro la moglie, la mamma di Ricky, che era un pochino più alta di lui. Sì, Ricky, mi dispiace, ma è così. Avresti dovuto giocare meglio le tue carte. Leona prese la mira e sparò nel buio. Un unico colpo, letale e preciso. Il piccolo corpo barcollò nella notte. Le sue unghiette brancolarono nel buio cercando un appiglio qualunque. Ma non ci fu nulla da fare.
in una pozza di sangue, sul freddo cemento, in un vicolo cieco della città di Chicago, si spense la vita del gatto in calore di Ricky Scodella. Il gatto? In calore! Questo era il segreto? No, il gatto era il segreto. Spencer, non è un segreto, è un mistero. No, no. Il mistero era il calore. E il gatto? Era il segreto. Finito? Sì, anzi no, aspetta, aspetta. Visto che ci sei, potresti dire un paio di parole alla mamma di Ricky, quella povera donna lasciata così. Sì, e poi? E poi anche al padre, che lì tremava tutto dietro. La madre, no, no. Fu meglio così. Leona McKay svanì nella nebbia da cui era venuta, non curante del pianto del bimbo a cui aveva strappato l'amico più caro. Il segreto era stato svelato. Tutti i biforchi della zona che da un mese non riuscivano a dormire gridarono di gioia nei loro pigiami. Leona McKay si era inimicata al clan di Tonni Tre Dita. Sì, però questo era solo un piccolo dettaglio. Domani. Ci avrebbe pensato domani. Fine, applauso. Io lo metto. E allora, grazie. Il d'arte di Benoit, Giorgia Colvini, Ettore Scarpa. Trovatelo, cercatevi, fateci amici. Amicateli! Grazie maestro Spencer! Non più quindi di segreti, lo diciamo anche alla nostra giuria. Abbiamo Flavio Casella. Un applauso di simpatia, maledissimo onore. Ricordiamo ai nostri giurati, perché probabilmente non serva, di utilizzare i numeri decimali, così evitiamo lo spareggio e il momento triste dell'applausometro. Buon racconto. Sono stanco, non c'ho più il fisico. Come il protagonista del mio racconto, se mai nel passeggiare ci fu poesia, il professor Lo Monaco ne conosceva memoria metrica e accento. Da quando è andato in pensione, il professor Lo Monaco ha fatto del suo passeggiare l'occupazione preferita. Se ne esce di casa al mattino, sbarbato e pettinato a dovere col suo mezzo toscano, masticato e umettato per almeno un quarto d'ora, che la fretta, guaglio, è nemica della perfezione, e se ne cammina lieto fino all'ora di pranzo. Gli piace guardare Napoli e soprattutto il mare. Se ne va sul lungomare via Caracciolo in direzione dei giardini della villa comunale e si sofferma a guardare il golfo. Vide un mare quanto è bello, manco si vergogna di ricorrere a quei luoghi comuni che tante volte ha rimproverato i suoi studenti del liceo classico. Vedi Napoli e poi muori. E subito un atavico sentimento lo porta a toccarsi verbo quadempo gesticulistatis e adempiuto questo rituale apotropaico riprende dietro la sua passeggiata. Raramente incontra qualcuno che conosce, d'altronde è più interessato al paesaggio che non alle persone. Si dà una sbirciata affettuosa alle coppiette rannicchiate sulle panchine, lascia scivolare lo sguardo su qualche procaccia e fanciulla in abito leggero, ma subito se ne ritrae pentendosi e ripetendosi: non è cosa, professor, non è cosa. Ma la visione che gli si para davanti quel mattino è quella, da quella è difficile di togliere gli occhi. La giovane signora vi entra nel campo visivo richiamata da una voce dolce e lamentosa. Che a me bello vincere e smettila di farmi disperare. Si rivolge la sua mammina a un fuvoletto di neppure 2 anni che, attaccata alla sua gonna a fiori, frigna sommessamente chiedendo di essere preso in braccio. Il professor Lo Monaco si incanta a guardarla. Non è la prima volta che nelle sue passeggiate incontra qualche mamma, intenda far pigliare un po' d'aria a creatura,
Alcune sono graziose assai, ma questa, questa. Marò, quanto è bella. Pare l'angelo. E neppure si accorge il professore di dirigere i suoi passi dietro quelli della giovane signora che continua a strattonare il bambino, che continua nelle sue manifestazioni, nei suoi capricci. Come te la già di anima mia? Pesi troppo ormai per stare con la mamma. E la guarda da dietro nelle trasparenze del suo vestito leggero, che la brezza di maggio fa ondeggiare intorno ai bianchi polpacci, e nelle trasparenze ne sbircia le forme opulente. E ripensa ai suoi poeti stilnovisti, chiare, fresche e dolci acque, se l'immagina la giovane signora, nuda e paffuta, che si immerge in un quarto affratto nascosto della costa e poi riemerge con le membra bianche cosparse di cuccioline scintillanti che frantumano i raggi del sole in miriadi di arcobaleni. E ripensa alla Venere Callipigia dei Greci, ripensa alle più graziose studentesse che ha avuto nel corso della sua carriera, quella biondina che tutti i maschi della classe spogliavano con gli occhi mentre si avviava alla cattedra per essere interrogata. Come si chiamava? Mannaggia memoria. Costanzo, ecco, sì, sì. Costanzo Sara, della terza B dell'anno, immerso nei suoi pensieri, il professor Lo Monaco ha rischiato di tamponare la giovane signora che si è fermata d'improvviso, distratta da un nuovo capriccio del bimbo. Voi, ma lo sai, mi rompi, piccerè. E subito dopo la brava mamma, arrendendosi, tendendogli le braccia. Vabbè, ma poco a poco, e lo prende sotto le ascelle e con evidente sforzo se lo tira in braccio. Oh, issa, proprio in quel momento il professore le passa a fianco e ancora si sofferma a guardare quelle braccia nude e morbide che si serrano in un abbraccio affettuoso attorno alla figuretta del figlio, e in quel momento si sente un rumorino, una timida trombetta, ma mica quel breve suono del ventunesimo canto dell'inferno dantesco, ve lo ricordate, Barbariccia, quei 10 diavoli e degli eccetera, no, un pudico fiato sottovoce quasi inavvertibile, ma proprio in quell'istante lo sguardo si incrocia e il professore vede un'ombra di imbarazzo in quegli occhi chiari che subitamente si chinano e a sua volta si fruga nervosamente in tasca alla ricerca dei fiammiferi sotto l'ombra di un verde albero, sosta a lungo e riaccende il sigaro guardando ancora la figura della madre che si allontana, la segue con lo sguardo fino alla svolta del vialetto sull'andura, riprende il suo cammino verso casa e non può fare a meno di sospirare. Pure gli angeli tengono un... Flavio Casella da Monza. Le mie bimbe continuano a svegliarmi strazzandomi il cuore ogni mattina. Non è che si tratti ovviamente di bimbe, non è che non hanno braccia, non hanno mani, non hanno piedi. Sono cince, cinciallegre. Solo che se voi scrivete col T9 su un vecchio Nokia, cince, quello non le conosce le cince. Glielo potete insegnare che esistono, ma quello di primo acchito vi scrive bimbe. Così la giovane coppia di cinciallegre che Marianna mi aveva portato sul terrazzo, nella mia mente erano diventate le mie bimbe,
le nostre bimbe. Era successo che un pomeriggio d'inverno, nevicava, Marianna se n'era arrivata con una campana di terracotta con sotto una palla di grasso e cibo per uccelli, e l'aveva messa sul terrazzo fiduciosa dicendomi: vedrai che arrivano. Io ovviamente ero scettico, e come sempre aveva ragione lei. Arrivavano un bel po' di uccellini a guardare quella campana di terracotta, e solo queste due cinciallegre capirono il meccanismo: appendersi sotto con le zampette e beccare nella palla, la quale palla nel giro di poco finì. Allora bottiglia tagliata, due sottovasi e dentro semetti di girasole. Ci misero un altro po' a capire come funzionava, a pecchettare e arrivare al seme dentro, ma erano sveglie e ci arrivarono presto. E abitarono a Terrazza, divennero di casa. Solo che ovviamente l'anno dopo Marianna se ne andò da quella casa. E io rimasi solo e il cuore era a pezzi. Cuore a pezzi, casa vuota, letto, sul terrazzo. Ogni mattina mi svegliavano cinguettando e aumentavano la sofferenza, ovviamente. Stavo male, deve essere quello. Stavo male e poi le provai tutte. All'inizio provai semplicemente a non dare più da mangiare e quelle tornavano lo stesso. Ogni mattina tornavano, cinguettavano, si fermavano un po' di meno perché semi non ce n'erano, e poi volavano via e dimagrivano a vista d'occhio. Così non ce la facevo a farli morire di fame e giù di nuovo con semi, molti più di prima, per ricompensarle ovviamente. E poi di nuovo non gliene davo e quelle continuavano, e poi mi veniva il rimorso. E provai altre, provai a spostare la camera da letto dietro, nella stanza dove avevo fatto lo studio, ma poi arrivò l'estate e soffocavo e comunque le sentivo lo stesso. Però pensa, è l'unica spiegazione. In quel momento, in quei giorni, una parola cominciò a farsi viva nella mia testa senza che la chiamassi. Una di quelle parole che se non ci fai tanto i conti subito, se non le affronti, restano lì e maturano, e da parola diventano un progetto. La parola era ucciderle. Pomeriggio non ce la feci più. Andai in farmacia, comprai una di quelle siringhe per diabetici, per farsi l'insulina. Andai a casa, presi la boccetta di Toradol, quella che mi avevano dato dopo l'intervento alla mano, quando urlavo di dolore e non gliela facevo più. E con calma chirurgica, semetto dopo semetto, li riempì di quel medicina. La mattina mi alzai presto, svuotai la mangiatoia dei semi, quelli buoni, e misi quelli avvelenati. Il maschio arrivò per primo e per primo si fiondò sui semi, come sempre. Era ingordo e la femmina invece era più diffidente. Il maschio ne aveva mangiati 5, io stavo lì col cuore sempre più in ansia, perché alla fine non sapevo, perché poi lo sapevo che anche se se ne andavano non se ne sarebbero andati davvero. La femmina 2. E a quel punto uscì pentito. La femmina volò sul lato destro del terrazzo, scappò in fretta. Il maschio mi guardò un po' titubante e fece un volo scomposto verso il trespolo della vite dove andava a rifugiarsi per beccare i sementi. Io feci un paio di passi verso di lui per soccorrerlo alla fine. Si alzò in volo, sempre più scomposto, e cadde sulla tettoia, scivolò sul fondo della tettoia e poi giù. 5 piani. Lo raccolsi e lo seppellì nel vaso sotto la vite. La femmina non è più tornata. Così oggi le mie bimbe continuano a svegliarmi strazzandomi il cuore ogni mattina. Solo che ora cantano solo qui nella mia testa.
Stefano Razzolini. Questa è una storia autobiografica di razzismo elementare, nel senso che è successo alle scuole elementari quando io negli anni 60, appunto, non specifichiamo l'anno, non ha importanza, facevo le elementari. Io sono arrivata a metà anno scolastico in questa classe di questo paesino della provincia di Cuneo, a mia volta proveniente da un altro paesino della provincia di Cuneo, da dove i miei genitori appunto dove si erano trasferiti arrivando dal profondo sud, dalla Puglia insomma. Una volta, diciamo, negli anni 60 il razzismo era una cosa che si sentiva molto sulla pelle, non c'erano queste formule politiche lì corrette, insomma, per cui capitava di sentire è meridionale, però è simpatico, ecco. Io sono arrivata in questa classe a metà anno, con questa classe è composta da bambine, eravamo tutte di 7 anni, seconda, figlie di commercianti, di artigiani, di qualche industriale. Le uniche bambine meridionali ero io e una ragazza sarda, silenziosissima, filiforme, che si chiamava Iglesias, di cognome, non ricordo, e naturalmente la maestra ci aveva messo nell'ultimo banco. Noi eravamo un po' le ariete della scuola e devo dire io un po' lo pativo, ma siccome era una bambina abbastanza socievole, insomma allegra, non ci facevo tanto caso. In quella scuola c'era l'usanza di prendere in prestito i libri della biblioteca, perché nonostante fosse tanti anni fa c'era la biblioteca, cosa che per esempio forse adesso nelle scuole di adesso magari la biblioteca non c'è più. La cosa era che tu prendevi in prestito il libro, io leggevo tantissimo, mi piaceva molto, e lo riportavi alla maestra foderato completamente a nuovo, mica scemi, no? Così facevi la copertina nuova. Quindi io prendevo in prestito i libri, 1, 2, 3, 4, e al quinto libro mia madre, essendo casalinga, mio papà operaio della Fiat, eravamo in ristrettezze economiche, insomma c'era qualche problema ogni volta a comprare la copertina bella, anche perché dovevo fare concorrenza con le copertine delle altre mie compagne di classe che portavano le copertine bellissime, lucidissime, con i fiori, con i quadretti. Io un giorno non ho più detto a mia mamma che avevo preso un libro, insomma, e non volevo chiedere i soldi per la copertina, ho preso la carta velina di quella che avvolge la scatola delle scarpe, cioè le scarpe, molto stropicciato, ho provato a stirarla ben bene, ho infoderato i ragazzi della via PAL e l'ho riportato alla mia maestra, che non perdeva l'occasione di dirmi tu che arrivi dalla Puglia, tu che sei figlia di meridionale, tu che sei meridionale. E porto il libro, la mia maestra, una signora molto anziana, prossima alla pensione, anche con una salute un po' cagionevole, mi guarda il libro e dice questo cos'è? È il libro della biblioteca che ho foderato, non si fodera così un libro, e mi butta il libro, il quale fa tutta la classe e va a finire in fondo alla sarda silenziosa che lo guarda e non dice niente. Un po' umiliata, torno a posto, naturalmente tra le risa, insomma, delle mie compagne di classe, e basta, non succede nient'altro. Ma un mese dopo questo episodio la maestra sta dettando delle addizioni, noi siamo tutte con il capochino, quindi 50 più 27, 40 più 42. A un certo punto la maestra si interrompe, non si sente la voce e noi tutti alziamo la testa e vediamo la maestra che lentamente scivola dalla sedia con un po' di bava alla bocca e gli occhi tutti bianchi rivolti verso l'alto. Panico, silenzio, nessuno che dice niente. Io mi alzo, mi avvicino alla cattedra, la guardo bene, esco fuori nel corridoio e urlo con il fiato da bambina: la maestra è morta! La maestra è morta! Un senso liberatorio anche, un po' di trambusto, tutti che escono dalla classe, arriva il direttore, arriva il maestro: cosa è successo? La maestra è morta! Non ero molto affranta in realtà. E ovviamente la maestra, per la cronaca, non è morta, aveva preso un collasso. Dopo 3 mesi, dopo questo episodio, la maestra è ritornata a scuola, qualcuno deve averle riferito quello che avevo urlato nel corridoio, ma curiosamente la maestra non mi ha più trattato male da quel giorno. Ma io, per rinfrescarle la memoria, ogni tanto un libro glielo riportavo foderato con la carta velina. A teatro qualche giorno fa e ho visto un'attrice che ti somigliava. Stava seduta su un lato del palco, su una grande cassa scura. Poi a un certo punto si è alzata
e ha iniziato a camminare. Poi si è fermata e ha iniziato a parlare. Anche tu quel giorno ti sei fermata. Stavamo correndo entrambe e mi sei caduta davanti, sei inciampata in una catena. Il giorno in cui io ti ho vista, l'unica volta in cui ti ho vista era dicembre e faceva molto freddo. Ora invece vedo l'attrice che ti assomiglia estremamente accaldata, muoversi molto agitatamente su un grande quadrato rosso, posto sulla base del palco, e chiedere agli altri membri della compagnia: vorrei sapere in questo grande quadrato, se questo grande quadrato fosse il quartiere di Exarchia, dove avremmo potuto collocare il Politecnico e dove il posto in cui il ragazzo che è morto è stato colpito. Provo a pensare se sullo stesso quadrato sarei stata in grado di ricollocare Piazza del Popolo e lo spiazzo di cemento in cui l'autobus ci ha lasciato quella mattina. Era la prima volta che andavo a una grande manifestazione, era la prima volta che visitavo Roma. La prima volta che ti ho vista è stata anche l'unica volta che ti ho vista. Mi sei inciampato davanti perché stavi correndo, perché stavo correndo, perché stavamo correndo tutti. Perché la manifestazione era finita quando le camionette sono entrate nella piazza. E quando le camionette sono entrate nella piazza, noi eravamo seduti per terra e stavamo ascoltando la musica, finché della gente non ha iniziato a saltare le catene e ha iniziato a correrci addosso. E allora abbiamo iniziato a correrci addosso anche noi, abbiamo iniziato a correre lontano verso la fine della piazza con le camionette che avanzavano. Il giorno in cui io ti ho vista, mi sei caduta davanti, ma io non mi sono fermata, perché ho avuto paura. Ho corso verso la fine della piazza e mi sono voltata appena in tempo per vedere che in quattro... per vedere appena in tempo che in quattro ti prendevano per le spalle e ti ritiravano su e tu ricominciavi a correre. Poi io sono andata lontano, avevo paura e non sono più tornata indietro e ti ho rivisto soltanto la sera. Ti ho rivisto la sera in quello spiazzo di cemento con un gruppo di altri ragazzi e parlavi dei movimenti del pomeriggio dell'università. Io non ho avuto il coraggio di tornare indietro quel giorno, non ho avuto il coraggio di parlarti, non ho avuto il coraggio di dire che avevo avuto paura per te, per la tua schiena riversa per terra, avevo avuto paura per noi, avevo avuto paura per tutta la città, avevo avuto paura che quella piazza si alzasse e iniziasse a planare lontano, spinta da quelle camionette che sono entrate prepotentemente all'interno del nostro spazio. Ora le luci si stanno riaccendendo e io vedo l'attrice che si inchina. L'attrice ha parlato della Grecia, dei disordini del 2008, del ragazzo Alexis che è morto in una manifestazione. E io penso che se quel giorno non ti avessero preso in quattro per le spalle e non ti avessero tirato su, forse il morto sarebbe scappato anche a noi. Ti osservo mentre ti inchini, osservo l'attrice che ti assomiglia mentre si inchina davanti al pubblico. Alla fine non ti assomiglia poi così tanto. E mentre penso questo non aspetto che esca dal palco. Non aspetto che esca di scena, non aspetto che si inchini ancora un'altra volta. E da spettatrice nel buio abbandono la sala. Perché questa roba non è per niente facile, signore. Sì, a tutti i raccontatori che hanno partecipato. Niente facile. Quando Flavio Casella. Flavio, grazie. Da Monza. Terzo classificato. Stefano Azzurin. Stefano Tartulino. E allora abbiamo la seconda classificata, o seconda classificata. Cristina Iannelli. Scusami, io farei ancora un applauso a Chiara.
Ringraziamo il Museo della Resistenza che ci accoglierà sabato qui, aiutati perché sto cedendo. Ringraziamo il maestro Gattico che mi ha fornito questo ventaglio. Andrea Gattico alla piano, canzoni di potenza. Ringraziamo il maestro, tutti i maestri sono Luca Dentis che ha fotografato e immortalato queste tutte le serate di Storia 18, 24, 36 ore. Fantastico, veramente. Ringraziamo anche il Gatto Molinaro, sì, il Gatto Molinaro, sì, che comunque è da quattro salate qui e ci fa i video rossi, video e fotografie le trovate su www.postorellezza.it. ma noi dobbiamo ancora ringraziare Doku Sound che sta registrando tutto quello che viene raccontato in queste serate e anche The Dark in the Noir, Giorgio Coltini e Ettore Scarpa che ci hanno raccontato questa storia di buio, direi. Ringraziamo il Giardino degli Angeli perché non abbiamo detto che chi vincerà la finale del 2 luglio di sabato se ne andrà a fare una due giorni in Maestro, 5 per faccio una musica ligure. Una musica? Ligure, sì. 5 per 1000. Dai, un